Partiti. In vantaggio si porta Celticus con all'interno Epsom. Che ora lo sopravanza, passando a condurre. Mentre all'esterno si propone ora anche Special Rush in seconda posizione. Davanti a Screaming Eagle, poi. Segue French Alps per linee interne, ancora multicolors Lord Shaking. Cavalli ora poco prima dell'imbocco della curva con Epsom in vantaggio nei confronti di Celticus. Poi Special Rush. Segue Screaming Eagle. Ancora Lord Shaking quindi Svatantra appunto. French Alps multicolor sed in coda Ridge Racer Cavalli lungo la curva Epsom è sempre leader nei confronti di Special Rush Quindi Celticus Ancora Screaming Eagle Svatantra French Alps e gli altri Siamo in retta di arrivo Epsom in vantaggio, al suo inseguimento Celticus, più a centropista Special Rush, tra i due cerca di avanzare ora in seconda linea anche French Alps. Sta allungando Epsom nei confronti di Special Rush, poi Celticus, a centropista avanzano anche Keplero, Appunto e a largo di tutti i multicolors. Siamo a 250 dal palo con Epsom allo steccato, inseguito all'esterno del gruppo da Appunto. Quindi Multicolors nel tratto finale all'interno Epsom allargo. Appunto, e Multicolors nel tratto finale all'interno Epsom attaccato da Appunto. Poi Multicolors e Keplero. Andiamo a rivedere le immagini, Carletto Fiocchi e Epsom all'interno col numero 8 se sono riusciti a spuntarla nei confronti di appunto. Gran finale all'esterno e sul palo è ancora probabilmente ancora Epsom ma sono vicinissimi e sarà meglio aspettare il responso del giudice d'arrivo. Al terzo posto il 3 di Multicolors, al quarto il 9 di Cheplero, quinto il 5 di Ridge Racer quindi ricapitolando 8 e 2 vicinissimi per il primo posto al terzo posto il 3 di Multicolors rivediamo le immagini l'8 all'interno, il 2 al largo sono vicini sul palo più di quando non sembra poi Multicolors col 3 al terzo posto al quarto il 9 di Keplero e al quinto per completare il quinte il 5 di Ridge Racer. È tutto per oggi da Agnano a risentirci per il prossimo convegno di corse.